scegliamo Bersan, scegliamo Bersan. Matteo ci ha strattato, ratificherò la nostra. Ce lo riprendiamo, ce lo riprendiamo, ce lo riprendiamo. Mica siamo perfetti, ce lo teniamo, ce lo teniamo, ce lo teniamo. Bersani, 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 allora ragazzi, Bersani. Allora ragazzi, diciamo subito le cose come stanno, perché è questo che dobbiamo dirci. Mi sono schierato per il no. Oh. E sta qua. Perché ragazzi, quando scopri che ti butti dall'elicottero che il paracadute non si apre, non lo porti mica indietro, non te lo cambia mica, perché se l'uva passa, poi non è che ne arriva un'altra, e sta qua, perché non ho fatto a tempo a dir che voto no, che il sì ha rimontato del 120%, ragazzi. Noi siamo per il no per tutta la vita. Cioè, ci ho messo tutta la vita per dire che voto no. Siamo mica qui a dare il diserbante alla Millefoglie, ragazzi, perché sta qua. Perché l'orecchio sulla realtà io ce l'ho messo. Sono gli altri che non vedano la mucca nel corridoio. Perché noi entriamo nel merito delle cose, ragazzi? Perché in balera c'è solo il ballo liscio, Non è che c'è anche quello frizzante o ferrarelle. Perché l'abbiamo letta tutti la riforma, no? No, dico, abbiamo letto tutte le differenze tra il testo vecchio e quello nuovo, no? Ma che parliamo della Costituzione, lo sapete? Porco boy, ragazzi, a vedervi vien voglia di votare sì, ragazzi? Perché non è che se alla galina ci fa ingoiare la stoffa, il polsino e i bottoni, vien fuori l'uovo in camicia, ragazzi? Porco boia! Non è che se alla mucca ci dai da mangiare il Swiffer, poi viene fuori il latte in polvere, ragazzi? Noi dobbiamo convincere gli italiani che votare no è un dovere civico, porco boia. Ma mica lo dico solo io, ragazzi, c'è fior fior di gente che studia sta roba qua. Gente brava, D'Alema. Ma no, che D'Alema, io dico bravo, un professore, ragazzi. Brodi. No, uno lento uguale, ma che fa più libri, ragazzi. Beltroni! Ma che Beltroni, dai, oh, Beltroni! Siamo mica qui a dare il siero della verità alle balle di fieno. Meglio che lo chiamo. Professore, mi senti? Perché sennò, ragazzi, veramente mi tocca riesumare. Buonasera. Professore, ci può dare delle motivazioni per votare no? Direi che è uopo votare no per una molteplicità di ragioni, sono disvariate. Sì. Tutto ugualmente valide. Se ne può dare una secca, una veloce, una rapida, se si dà una motivazione rapida. Sì, l'ho scritto qui nel mio libro La guerra tra sì e no, e la batracomiomachia, un'analisi comparata. La batrio... Se noi, un libro... Sì, ma se potessimo arrivare al punto... sublime. Se andiamo, sì, è sublime. Se può arrivare al punto... paragrafo perché... 3, alla nota 2, e rimanda un altro mio libro... Sì. Che però sublime anche quello, ma che non è ancora arrivato. Dovremmo che cosa? Potremmo aspettare il Corriere
che lo porta... Io sono Speedy Gonzales, se in confronto a lui. Potrei andare a portare dove? Fuori il mio cagnolino. Si chiama Munus. Sì, si chiama Munus. Fuori il cagnolino. Avete capito, ragazzi, cosa ha detto questo qui? Ma cosa ha detto? Ma come cosa ha detto, ragazzi? Sì. Dai, su! Ma io non ho capito niente, Bersani. Ma voi ma avete come capito? Non hai capito? No. Come non hai capito? È così chiaro, ragazzi! Bersani, ma noi perché votiamo no? Perché? Allora, perché praticamente il professore dice che se vince il no... Ti vai a riappropriare di quella parte del partito che abbiamo perso di vista, ragazzi. Ah! Oh, ragazzi, col cucchiaio di Totti. Non ci mangi mica il brodo, eh? Poi mi dicono che sono il traditore io, ma io li sbrano. C'è mica qui a mettere le patate intorno a Manuel Agnelli, ragazzi? Non è che se vuoi un piatto veloce, allora fai il sugo di lepre. È perché sta qua. In sostanza, ragazzi, noi dobbiamo votare no perché praticamente... Praticamente? Perché praticamente... Praticamente? Praticamente... Mandiamo a cagare Renzi. Oh. Ecco. Esatto, esatto. Infatti è arrivato il mio libro del titolo... praticamente mandiamo a cagare Renzi, edizione Vilnius. Noi siamo quelli che al referendum hanno detto che votano. Un applauso agli attori, alla Silvano Belfiore Band, ai coristi, ciao popolo delle meraviglie, Andrea Zalone. Popolo delle meraviglie! Finalmente Bersani si è schierato, guardalo qui, referendum, Bersani rompe gli indugi e partecipa alle manifestazioni per il no. Sembrava in letargo, invece ieri ha preso posizione. Cioè praticamente è passato da schienato a schierato, che tra l'altro pare che nei sondaggi, non vorrei adesso, ma il no sia in testa, Cioè Bersani, ragazzi, rischia di vincere, Cazzo, è tutta la vita che quando passava il carro dei vincitori avrebbe voluto salirci sopra. No, era il primo che si sdraiava per terra, invece veniva investito in pieno. Il carretto passava e quell'uomo schiacciato è Bersani. Silvano Belfiore Band. Bersani. Bersani, Bersani, ha sempre perso tutto, ragazzi, e adesso c'è il rischio che a fine carriera dia cazzo la zampata vincente. E se fosse tutta una finzione? No, non ho elementi precisi, non ce l'ho, la butto lì. E se tutta questa storia del referendum fosse un gigantesco Truman Show? Un grande tributo alla carriera di Bersani, un modo per dirgli grazie? Seguitemi un momento, non sono pazzo, seguimi un secondo. Immaginatevi tutta la politica italiana che per fargli vincere qualcosa, almeno all'ultimo, si inventa un referendum assurdo, sta baracconata, senza senso, per dargli giusto una soddisfazione prima della pensione, tipo che invece dell'orologio d'oro, sai, la ditta gli regala un giorno di felicità, povero Bersani. Ma tutti d'accordo, La Meloni, Renzi, Casa Pound, la Boschi, Napolitano, una gigantesca sorpresona. Potrebbe essere, No, perché sennò a me sfugge tutta sta paranoia del referendum. Eppure Bersani una logica ce l'ha. Seguitemi un attimo.
se tutto il partito fosse schierato per il sì, se tutto il PD fosse schierato per il sì e poi dovesse vincere il no, il PD sarebbe spacciato. Se invece Bersani vota no e vince il no, Bersani potrebbe dire che ha perso solo una parte del PD, quella di Renzi. In questo modo Bersani si riprenderebbe il partito, tornerebbero i valori di sinistra e finalmente il PD sarebbe pronto a perdere coi 5 Stelle. Non fa una grinza, ragazzi. C'è una logica. In un modo o nell'altro adesso sono proprio curioso di sapere come Bersani riuscirà a sfangarla. Sono ottimista, perché Bersani a sfangare è bravo. Bersani come sfangatore è un ragazzo di esperienza, credetemi, ne ha, me lo fate vedere. Ora guardate qui, questi sono gli angeli del fango, quei ragazzi che nel 1966... si fiondarono a Firenze da tutta l'Italia per salvarla dall'alluvione del 4 novembre, esattamente 50 anni fa, oggi. Aguzzate la vista, lo riconoscete? Massimo, tu puoi fare una zoomata, riesci? Massimo, a zoomare... guardalo. Non è cambiato tanto, me lo fai vedere. No, non è cambiato tanto, ragazzi. In 50 anni ha solo perso i capelli e il partito, ma per il resto è uguale. Comunque, ragazzi, da giovane era identico a Sean Connery. Oh, che cazzo dite, ragazzi? Sembrava 007. Solo che invece dalla Russia con amore lui faceva da Bettole con la cariola. Guarda come spalava, però, ragazzi, guarda che meraviglia. Ed è proprio qui, durante l'alluvione di Firenze, che ha cominciato a dire ragazzi, è st'acqua qua, è st'acqua qua, anche quell'acqua là, però è di nuovo st'acqua qua. Oggi, per l'anniversario, gli angeli del fango sono tornati a Firenze. Però Bersani non c'è andato. Non c'è andato, diciamo che non gli piaceva tanto la location. Perché, fatemela vedere, il popolo della Leopolda si abbraccerà con quello degli angeli del fango. Cioè, per la verità, Bersani sarebbe anche tornato a Firenze 50 anni dopo col Badile. Basta, fermiamoci a Badile. Comunque la Leopolda, siamo di nuovo alla Leopolda, alla festa dei renziani. Guardate ragazzi che è pazzesco, è passato un anno. Renzi non fa in tempo a non mantenere le promesse di una Leopolda, che già gli tocca non mantenere le promesse di quella dopo. Comunque quella che si apre oggi è una Leopolda un po' speciale, l'hanno chiamata Leopolda per il sì. Questo è il programma illustrato da Renzi nella presentazione ufficiale. Dunque, venerdì sera discuteremo soprattutto di terremoto, di protezione civile, terzo settore, leggi sociali e volontariato. E infatti l'hanno proprio chiamata Leopolda per il sì. Scusa Renzi, cosa minchia c'entra il sì col terremoto? Se l'avessi chiamata Leopolda per il sì SMA, l'avrei capito. Allora, io non voglio... Sì? Buonasera Renzi. Dicevo... Io non voglio usare il terremoto per il referendum. Ah no? Perché sembrava un po'... Dico solo che chi vota sì a dicembre nel container al posto del linoleum ci avrà il parquet. No. Per forza, ma lui fa i mischioni, ragazzi. Fra temi incompatibili. Perché deve far vincere il sì. Il suo modello politico ormai è la ribollita. Avete presente? Referendum, terremoto, volontariato, cipolla, bonus, verza, pensioni, pane, raffermo. È un unico grande pentolone dove Renzi ci infila di tutto. L'ultimo ingrediente che ci ha buttato dentro è questo qui. Al via il bonus 500 euro ai diciottenni. È attivo da oggi. Stranamente è un bonus che si attiva a un mese dal referendum. Ma è un caso, È un caso, Assolutamente. Ah. Non accetto insinuazioni. No, però sembrava strana questa cosa che proprio a un mese dal... Secondo voi, sì. Io ho regalato 500 euro ai diciottenni soltanto perché questi qua votano adesso per la prima volta? Non lo so. Secondo voi do 500 euro solo per farli votare sì? No. Meglio 1000? No. Comunque, ottenere i 500 euro...
È semplicissimo, lo dice il fatto, bonus 500 euro ai diciottenni, impossibile ottenere credenziali necessarie per usarlo. Cioè, per ottenere il bonus, pare che il meccanismo sia questo. Dunque, prima stai delle ore in attesa al server, poi ti arrivano dei codici. Poi coi codici devi andare alle poste, poi aspetti alcuni giorni per l'abilitazione, poi ti devi stampare i buoni. E poi se ti vuoi comprare dei libri online devi anche avere la carta di credito di papà per le spese di spedizione. Praticamente inizi le pratiche a 18 anni e le finisci a 19. Oh, mi dispiace, lei è uscita di fascia, peccato, ora deve pagare. Si faccia un figlio, faccia un figlio a 18 anni, riprovi con lui. No, ragazzi, per carità, per l'amor di Dio, non è una brutta idea aiutare i diciottenni, eh? 500 euro a un ragazzo fanno comodo, soprattutto se deve comprarsi un casco per andare a scuola. No, non per il motorino. No, il casco proprio per la scuola. Ah, la scuola che frana, 117 crolli in 3 anni. Dunque, questo che vedete qui è il laboratorio di scienze del liceo Newton di Roma. Ne hanno parlato ieri sera da Formigli a Piazza Pulita. Guardatelo Formigli, ragazzi, perché è bravo, ma non solo lui, tutti i giornalisti della Sette sono molto bravi, dovete guardarli. Scusate, Piazza Pulita, eh? Allora, è così questa scuola dal 2013 perché rischiava di crollare il soffitto. Diciamo che come laboratorio di scienze era perfetto per gli esperimenti sulla forza di gravità. Tra l'altro il fatto che sia così da 3 anni sarà di una gravità assoluta, no? Meno male che nelle scuole almeno sull'antisismica non siamo messi male. Guardate, è sisma, 9 scuole su 10 fuori legge. Beh, 9 su 10 non è male, eh? Dai, cioè, tra l'altro, scusa Renzi, ma sono le stesse scuole nelle quali dobbiamo andare a votare noi? No, perché... altro che rischio antisismo, casomai è spirito di sopravvivenza. Ma scusate, l'edilizia scolastica non doveva essere la priorità di questo governo? L'aveva detto addirittura nel suo discorso di insediamento al Senato. Me lo fai vedere? Scusami, la scuola è la priorità, poi riforme economiche e giustizia. Ma lui è fatto così, no? Basta dire le cose, mica deve farle. Basta dire, lui una volta che l'ha detto, poi ci occuperemo della scuola. Fatto. Poi ci... No, come come fatto? L'ho detto, no? Vabbè, ma non, lo dico 2 volte. Scuola, bisogna occuparci della scuola. E poi ci dobbiamo occupare della scuola. Bene, allora, no, andiamo Ma non è ancora messa a posto? Ho capito. Cioè, praticamente, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare di cazzate che si inventa. Guarda che è incredibile. Ah, no, a parte tutto, non voglio l'applauso. Non voglio l'applauso, Vabbè, fatelo. No! A parte tutto, Renzi è bravissimo con le parole. È uno che le sa usare. Alle volte riesce persino a farci sognare. Io sogno ogni tanto. È un grande affabulatore, eh? Poi magari dopo un po' che lo ascolti lo manderesti ad affabulare da un'altra parte, ma lì per lì ti incanta, dai, è così, ci incanta, cioè sulla teoria è bravo, dai ragazzi, cade un cicinin sulla pratica. E ora dopo 2 anni di governo anche le persone che avevano creduto in lui cominciano ad avere dei dubbi. E non sto parlando di semplici cittadini, no, mi riferisco anche ai grandi imprenditori. Briatore, la politica è una tragedia, anche Renzi non sta riuscendo. Oh, guardate che per deludere Briatore, cazzo ce ne vuole, eh? Non lo vedevo così deluso da qualcuno, da quella volta che Umberto Smaila ha sbagliato l'attacco di Abbronzatissima al Twiga nel 2011. Perché Briatore... No, ma Briatore lo puoi attaccare su tutto, ma sui valori importanti della vita non gli puoi dire nulla. Comunque, contrariamente a Renzi, Briatore è veramente un uomo del fare. E poi è anche generoso. Quello che sa lo condivide con gli altri.
No, non quello che guadagna, quello che sa. La settimana scorsa ha incontrato i pastori sardi. Gli ha svelato il trucco per vendere più pecorino. E deve accompagnarlo, accompagnarlo con lo champagne. Se tu il pecorino... Asabarujo, dujo. No, aspetta, poveri pastori, cioè... No, no, allora, pecorino e champagne non è male, credetemi. Ora, vi faccio vedere, guardatevelo, un minuto del brainstorming che ha avuto coi pastori. Aspetta, ora ve lo faccio vedere. Gli hanno fatto assaggiare il pecorino. A un certo punto era così... Lui dice solo, ma è salato sto pecorino. Guardatelo, ragazzi. No, cerca dello champagne, invece gli danno l'acqua. Guardatelo. Io dico, turismo ricco, l'idea di prima, chi investe a denaro, io ho mai visto che i poveri creino posti di lavoro. Se noi riusciamo a fare un'organizzazione dei produttori a centrare questo latte, una volta che il latte è accentrato, crea un'organizzazione dei produttori. Il problema è che ci vuole un piano B, perché voi avete solo un piano A, che è quello di dare tutto sto latte per il pecorino romano. Se il pecorino romano domani mattina in America dicono che non lo vogliono più, da che parte? La gente deve capire che il nostro surplus è lo Stato bravo. Sì, ma non, onestamente tra me e voi non ne può cercare a nessuno. Se non lo dite, perché se lo sapete solo voi, non cambia niente. Qua bisogna... Ma se sono americano, se state le sue cose... Diciamo, è la politica che più... Buonasera Briatore. Buonasera, senta Briatore. È salato, sì. Mi è ancora rimasto il sapore del salato. Senta, c'è stata una... Il salato ci mettono troppo sale. Sì, lasci stare il salato del pecorino. No, abbiamo visto che c'è stata una piccola polemica. Cosa c'è? Con i pastori sardi. Sto, no? Stoppati. Sì, mi stoppo, sì. È salato, non c'è. Sì, è salato. Ma tu hai sentito adesso sale che c'è? No, io non l'ho assaggiato il pecorino, però dico... Allora, no, io la Sardegna l'amo moltissimo. Ecco, sì. Perché io sono figlio del mondo. Ah, certo. Io ho l'animo gypsy. Sì, nel senso che viaggia molto. Io ho la schiuma da barba, me la metto a Londra. Sì. Mi rado a Nairobi. Ulla. E a Cancun metto i cerotti perché mi taglio sempre da morire. Ho capito, però cosa c'entra? Ho capito, lasci stare. No, cosa c'entra il fatto gypsy con i pastori sardi? Stoppati. Sì, no. Io volevo dire che la Sardegna potrebbe essere una regione al top del glam, nel glam del pop del mondo. Vabbè, sì, potrebbe, ma è già una regione comunque molto... Cosa c'ha? Cosa per c'ha? Me la Sardegna è una terra che nella classifica del fashion è alla 12ª posizione. 12ª? È tra il guardaroba con le grucce per i cappotti che riconoscono l'iride del proprietario. Esistono? E la tavernetta Uso Studio Maria La Rosa, detta la gatta morta del grande fratello Uso. Ma cosa va a recuperare? Comunque una bella posizione 12, no? Io ci dico di più. Se Maria La Rosa del grande fratello 1 trasferisce la tavernetta in Sardegna, l'isola schizzerebbe al number one, men che non si fica. Dica. È che è troppo salato. Io... Sì, ma lasci perdere sto salato del pecorino. Perdere anche la signora La Rosa. Va bene. Però ecco, con i pastori è tutto rientrato, no? Abbiamo visto che vi siete parlati. Credo che io con i pastori sardi ci capiamo, perché io sono come loro, io sono un pastore di Cuneo. Sono pastore di Cuneo. Bien pastore of Cuneo. Sì. Ik ben pastore de Cuneo. Ma pastore cosa dice? Lei non può essere un pastore, dai, non è... Ma basta, vuole dell'acqua. Io credo che come loro mantengo l'epatia, l'umiltà, un low profiterol. È una cosa che ho imparato dai grandi. Si dice profile. Lo sceicco di Dubai, se tu pensi, lui si sente in fondo, si sente un benzinaio. Ma non credo, adesso no. Se tu parli con Bill Gates, sai cosa si sente lui in fondo? Un elettricista. Ma è una sua visione, credo. Demo Morselli, in fondo,
Ci sente Riccardo Muti. Ma Demo io, Borselli, guarda, cosa c'entra con i grandi? Io ho voluto incontrare i pastori sul loro territorio. L'abbiamo visto, è stato bello. Anche perché incontrarli nel mio locale era impossibile, perché all'ingresso dei pitbull antipoveri che fiutano il monoreddito a 2 chilometri. Ma no, ma ce l'ha con sti monoreddito? E quando partono non li tieni più. Sì, vabbè, comunque, senta. Scialato. Esatto, vabbè. Senta, entriamo invece un attimo nello specifico. Abbiamo visto che il pecorino sardo comunque le sta a cuore, no? Come mai? Cioè è proprio un... Io credo che il pecorino a me piace. Le piace, sì. Se è troppo salato, io... sentite, nonostante questo, che il salato proprio è proprio non mi piace. Abbiamo capito che io da sempre, come valore nella vita, ho avuto il pecorino sardo almeno tra i primi 98 posti. 98? Per me viene anche prima delle suolette interne delle scarpe in Prato Vero. In Prato Vero? Che quando cammini ti sorridono i monti. Ma non sapevo. E anche prima del touchscreen col punto G. Che quando lo sfiori è un piacere per te, ma anche per lo smart. Vabbè, ho capito, senta, ma non è che adesso... Il problema è che i pastori, i sardi, non sanno fare marketing del loro prodotto. Vabbè, forse... Non hanno un piano B, hanno solo un piano A, vabbè, e per di più salato, anche il piano. Anche il piano, basta. Senta, però, ecco, ma lei cosa consiglierebbe ai produttori sardi? Sì, guardi, io ce lo faccio vedere, lo vuole vedere, ci faccio una lezione magistralis. Lezio magistralis. Sì, che entrano i pastori sardi. Che bello. Che carino. Ciao, voi siete dei pastori sardi? Si vede che sono sardi. Questo è salato, ragazzi. Sì, è buono, come vi chiamate? Io sono Gavino. Cristiano Bottargo. Stoppatevi. Ecco. Stoppatevi. Sì. Perché quando parlate ci sono i cani che abbaiono sotto? No, perché... Ma perché noi siamo proprio legati alla nostra terra, no? Certo. E i cani ci seguono perché devono controllare le pecore, no? Certo, perché se no la pecora scappa, capito? Mi hai? Certo. Controlla la pecora. Certo. Ma i cani, certo. Con il rumore dell'abbaio loro... Certo, i cani. Non avete mai pensato di sostituire il rumore del cane col rumore di una sgasata della Bentley? Ma cosa c'entra adesso la Bentley? Quante pecore avete voi, pastori? 350. 12 Bentley, basta. Ma cosa dice? Non servono le Bentley ai pastori per tenere... Io però, io ti dico una cosa. Avere un prodotto e non sapere come comunicare è un dramma. Vabbè, infatti hanno bisogno... È come se tu, la sera che esci con Paris Hilton, ci avessi la cagarella. Ma no, vabbè, ma adesso non faccio paragoni. Per esempio, questo formaggio, voi come lo chiamate? Pecorino! Pecorino, no? Ma non potete trasformarlo al femminile? No, dai. Io dico solo una cosa, che al magnate russo, quando viene, ci piace tutto al femminile. Sì, vabbè, la dacia, la vodka, la matioska, la pecorina. No, se tu, all'oligarca che arriva in Costa Smeralda, ci fai vedere un pezzo di pecorino, lui lo assaggia, sai cosa ti dice? Cosa dice? E tat shir salioni. Che cosa significa? Questo formaggio è salato. No, guardi che lei ti faccio una domanda. Se un russo chiede un pezzo di pecorino, tu cosa fai? Io prendo il coltello e ce ne taglio una bella fetta. E ci verso un bel canonau, stopati. Perché? È giusto. Se Ricco ti chiede un pezzo di pecorino, e tu ci dai un pezzo di pecorino, lo offendi. Ma perché? Perché limiti il suo approccio esperienziale. Ma no, ma... Quando Ricco pronuncia la parola pecorino, improvvisamente le pecore si devono alzare in piedi. E lì scopri che sono ex ballerine del bagaglino. Ma no, ma perché? Mentre dal cielo viene paracadutata una Paola Barale nuda con addosso solo due gocce di Chador numero 5. Chanel. Che offre a Ricco una fettina di pecorina. A quel punto Ricco è talmente distratto dalla Barale che nemmeno si accorge che il pecorino è salato. Ma basta questa cosa, è salato. Posso dirvi una cosa? Sì, ma no. Io dico solo una cosa. Per me questo pecorino... C'è troppo sale. Ma la smetti? Quanti giorni lo tenete dentro? Ma non lo tengono, è la stagione tua. Ma soprattutto, io vorrei sapere perché ci avete sempre i cani quando parlate. Ma sono pastori, hanno il cane per forza. Ma io credo, se volete venderlo, dovete toglierci un po' di sale. Ma basta, gli dia dei consigli. Ma cosa ci date alle pecore? Cosa ci date da bere? L'acqua. La filtrate dal mare? Ma no. Ma in Sardegna c'avete l'acqua? Ma certo che avete il desalinizzatore? Ma no, piove. Ma non piove mai, Sardegna. Ma sì che piove. Voi, una cosa, voi dovete imparare a comunicare. Cosa? Dovete dire ai russi che avete l'acqua e che il formaggio non è più salato. Ma non può comunicare. L'avete visto il video di Robby Serena Williams? Chi? Robby Williams. Party like la Russia che parla dei russi ricchi. Party like a Russia. Lo faccio vedere io come si fa. Vi insegno io come vendere il vostro pecorino ai miliardari di Dubai e di Mosca e di Pechino. Però ai mammutones dovete metterla a ghepier. Ci piace la ghepier tutta nera. Bella tua
sua pecora è Luca da Troia che il miliardario Russo poi magari ci innamora. Pecora Shakes, ci metti due Swarovski e via. Cosa ci metto? È salato. Ma basta. Io vi porto i russi, allora, che amano i russi, allora, con che caviale, wow, con il pane carasau. Io vi porto i ricchi, allora, e anche gli sceicchi, allora, ce la fai tutta d'or. La bottarga arriva pure. Ci dovete togliere il sale, perché sennò se non ci ma togliete basta il sale, questo sale. Beh, così scusa. Ma basta! Lemon shanto, lussuri, l'abbio vai il pecorino, ce lo vendi tu. Aio, aio! Se funziona in Sardegna, figurati in Salento, gli vendiamo una burrata con i truccioli d'argento, poi nei trulli li facciamo a che li trova saggio con la Porsche. La Duia calabrese, noi fondiamo mille imprese, le quotiamo in borsa a Tokyo, ma con seda lei caimà, e diventa Master Cremo che ci investa e mette l'amico tra me. Dice, è salato ragazzi, basta! Sono milionari, sono cazzi amari, ci vuole il top del Clem. Se non vanno a Saint-Tropez, io mi porto i ricchi, e anche gli sceicchi, i nostri pecorai, fan più grano che adora. È salato. Grazie al corpo di ballo di Michela Muffato, al coro di Valentina Naselli, Andrea Zalone, la Silvano Belfiore Band. Tra poco, qui, tra poco, poco. Ci hanno beccati, eh? Questi sono UFO, ragazzi. In Giappone 4 giorni fa li hanno visti tutti quanti. L'ho letto sul Corriere. Giappone, misteriosa luce in cielo avvistata da tutti quanti. Ma tutti quanti. Ecco, uno dice tutti quanti. No, tutti quanti. Io lo so cosa succede adesso, eh? Adesso qualcuno tenterà di inventarsi qualcosa per negare tutto, no? Per dire che era un'illusione ottica, un normale meteorite, Un elicottero dei Casamonica che sorvolava Tokyo. Perché? No, perché queste cose vengono insabbiate sempre, come è successo per l'Area 51, la base segretissima nel deserto del Nevada, dove tengono gli extraterrestri. Per avere le prove basta guardare Google Maps. Guarda, cioè qui, vista così, potrebbe anche essere il parcheggio della Carrefour di Faenza, però, invece, è proprio l'Area 51, dal 1947, da quando si è schiantato il loro disco volante, lì si nascondono gli alieni. Sono lì dal 47. Anziani, perché saranno alieni anziani, ormai per svegliarli li fanno vedere Forum su Rete 4. Ma comunque sempre alieni sono, eh? Magari bolliti, non dico di no, ma alieni, non ci credete? E questa foto allora come ve la spiegate? Questa è una foto trafugata dall'Area 51 negli anni 50. È evidente che quello lì è un alieno vero. Cioè le possibilità sono due. O è un alieno,
o è Sallusti che si sta facendo la lampada. Ma dal momento... Ma dal momento che negli anni 50 le lampade solari non le avevano ancora inventate, non può essere altro che un alieno. È una questione di logica. Ma loro non vogliono che noi usiamo la logica, ci tengono all'oscuro di tutto. Perché secondo voi su questa roba qui, fammi vedere, su questa roba qui ci hanno detto la verità? Dai ragazzi, sveglia, su. È stato tutto organizzato dalla CIA per fornire un pretesto a Bush che voleva invadere l'Iraq e prendersi tutto il petrolio. Perché Bin Laden faceva affari con la famiglia Bush, che metteva l'antrace sulle buste per favorire la diffusione della posta elettronica, con le quali poi Trump avrebbe inchiodato Hillary Clinton, che tra l'altro non è la Clinton vera, ma è una sosia, perché quella vera è morta di polmonite. Hillary Clinton e i complotti sulla sua malattia è morta, quella è soltanto una sosia. A me comunque più della sosia della Clinton fa paura il Trump, vero? Ma tra l'altro, scusate, come fa ad essere morta la Clinton? Solo due giorni fa l'hanno vista chiacchierare con Elvis Presley. È assurdo. Ragazzi, ma vi rendete conto quante puttanate si inventano ogni giorno, ma su qualsiasi cosa, eh? Cioè, qui siamo oltre la semplice bufala. Perché il complottismo è una cosa diversa. È l'idea malata che dietro ad ogni evento ci sia sempre un oscuro disegno frutto di menti malvagie che tramano contro di noi. E se non sono gli alieni, sono quelli del gruppo Bilderberg, le case farmaceutiche, Wall Street, gli Illuminati, i Templari, la NASA. Sì, anche la NASA. C'è gente che dubita persino dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Lo sapete, no? Cioè, secondo alcune teorie, sulla Luna non ci siamo mai stati. E tutto quello che ci hanno fatto vedere in TV era un filmato farlocco girato in uno studio televisivo da Stanley Kubrick. Ora, guardate quell'immagine lì, obiettivamente, vi sembra girata da Kubrick? Sai che forse? In effetti, lui nel 69 aveva appena finito di girare 2001 Odissea nello spazio. Magari gli avanzava un set. No, perché io ve lo dico, il dubbio ce l'ho anch'io. Come minchia si faceva nel 1969 ad andare sulla Luna? Con che cazzo di razzi? Nel 69 non c'era nemmeno il fax, c'era il telefono a ratella di ebanite. Io avevo i giocattoli che andavano a molla. E il massimo della tecnologia in circolazione era il galletto della Moto Guzzi. Ma lo vedo, cioè, come cazzo è? Come hanno fatto? A bordo dell'Apollo 11 invece che del carburante probabilmente avevano un fonografo dottone. Ragazzi, i raggi li accendevano con lo zippo. Quello che faceva benzina era genovese, sono 76.000 lire. Ma prendi solo i collegamenti radio, ragazzi. C'è Mentana che nel suo TG non riesce nemmeno a fare un collegamento, che c'è uno Mentana nel 2016. E nel 69 si collegavano con la Luna. Ma che cazzo dite? Pronto, siete gli astronauti? La Telecom, non si vede la 7. Cairo, abbiamo un problema. Fatelo l'applauso, se dovete farlo, ma non fatelo. E fatelo. No, però vi ho messo in crisi. Un po' in crisi vi ho messo. Perché è così che si alimenta il complottismo. Cioè basta insinuare qualche dubbio, fare due domande storte e non preoccuparsi mai di approfondire le risposte. Ci sono proprio degli studi su questo. Alla Oxford University dei ricercatori hanno studiato le teorie complottiste più conosciute. Il risultato è questo. Le teorie del complotto non stanno in piedi matematicamente. Ad esempio, riguardo allo sbarco sulla Luna, ok? Hanno calcolato che se fosse stato un falso, avrebbero dovuto mantenere il segreto 411.000 persone. E in 47 anni finora nessuno di loro avrebbe mai aperto bocca, vi sembra possibile? Cioè, se io adesso vado dietro le quinte, ok? E invito la costumista a cena,
Ve lo giuro che entro un nanosecondo vengono a saperlo mia moglie, i suoi avvocati, tutto il teatro e metà della Lombardia. E la NASA avrebbe tenuto un segreto così per tutti questi anni? Eppure ancora oggi nel mondo sono tantissimi quelli che sono scettici. Ho detto nel mondo, io non so quanti sono in Italia, come si fa a sapere, ci vorrebbe un sondaggio su quei momenti in cui ci servirebbe un Pagnoncelli, se ci fosse un Pagnoncelli. Pagnoncelli, buonasera, cosa ci fa qui? Scusi. Buonasera a lei, Crozza, buonasera. Sono qui apposta. Ma per chiedere... Sono qui apposta. Ho capito, cosa avete chiesto? Abbiamo proprio chiesto agli italiani, col cartello numero... Sì. 42 e mezzo, sì. Ma siamo davvero sbarcati sulla Luna? E gli italiani come... gli italiani si sono espressi così. Sì. Chi è la costumista che Crozza ha invitato a cena a 32%? Sì. Peccato, perché sua moglie è ancora una bella topona, 18%. Sì, vabbè. C'è mica chi cantava Non voglio mica la Luna, 11%. Sì. Fiordaliso, 3%. Ah, è vero, bella topona anche lei, 1%. Beh, grazie Pagnoncelli, perché grazie è stato lei, puntuale. Grazie, grazie mille Pannicelli, grazie. No, noi dico noi in Italia. È bello, Andrea, è bello Pagnoncelli, dobbiamo ogni tanto. No, perché sono sondaggi preziosi questi, Noi comunque in Italia, grazie a Dio, sui complotti abbiamo una fantasia che in confronto Walt Disney era Mario Monti, no? I topolini non parlano, è impossibile, sono roditori. Dunque, di teorie complottiste. Ne inventiamo una al giorno, no? Ma vengono anche da persone autorevoli, guardate qua, scusate. L'accusa complottista della senatrice Grillina, magnitudo declassata per volere del governo. Massimo, me la fai una zoomata sulla senatrice? Perché lei è una senatrice del Movimento 5 Stelle, si chiama Enza Blundo. Ve lo giuro, abbiamo cercato una foto in cui sembrasse lucida e questa è la migliore che abbiamo trovato. No, ora subito dopo la scossa che ha distrutto Norcia, lei si è inventata che la RAI avrebbe declassato l'intensità su richiesta del governo per evitare i risarcimenti. Ma una con una fantasia così non deve stare nei 5 Stelle, deve lavorare per la Pixar, cioè... Tutto falso che la RAI abbia mentito, falso che esista una norma legata alla magnitudo per evitare i rimborsi. Ora capisco che purtroppo non esiste ancora una tecnologia capace di prevedere un sisma, ma la Casaleggio Associati non potrebbe inventarsi un software capace di prevedere cazzate dei 5 Stelle di questa magnitudo? No, ma mica peraltro, per mettere in sicurezza anche noi. Certo che in confronto a Radio Maria, ve lo giuro, la Blundo è Rita Levi Montalcini. Terremoto, Radio Maria, colpa delle unioni civili. L'emittente cattolica interpreta il sisma che ha scosso il centro Italia come un castigo divino perché ha offeso la famiglia e il matrimonio. Ha ragione Radio Maria. La colpa del terremoto sono le unioni civili dei gay. Sapete dove è stato l'epicentro? A Mykonos. Ve lo giuro. Guardate che ha ragione lei, ha ragione Radio Maria. Guardate che ogni volta che nel mondo due uomini si baciano, cazzo, la terra comincia a tremare. Ci sono i sismologi terrorizzati. No, cazzo, non fatelo, non baciatevi. Lo sanno tutti. Ormai tra gli esperti non si usa più la scala Mercalli, si usa la scala Malgioglio. Va da 1 a 10. Da 1 a 3 basta un filo di eyeliner, a 10 è un'orgia di camionisti. Ve lo giuro, è così. D'altra parte, sul terremoto stanno emergendo delle grandi teorie scientifiche. Ora vi faccio vedere il post di un signore, ma non uno normale, Uno che si definisce grande scientifico. Ora sentite cosa dice e poi ditemi se gli alieni non esistono davvero. Prego, vai Silvio. Vi dico da grande scientifico perché in Italia attualmente ci sono molti terremoti. In realtà, a parte la natura del nostro territorio, i terremoti sono causati dall'avanzamento della placca tettonica africana che si dirige verso quella europea. Perché ora di più? Perché in Africa c'è in atto un continuo esodo umano che sta svuotando l'Africa e che alleggerisce la placca africana e appesantisce quella europea.
visto che tutti si dirigono qua provocando continuamente urti inevitabili. Questo non poteva essere previsto dalla sismologia ufficiale. Questi sono capolavori, raga. Non è facile, Seguimi, uno. Ecco, di fronte a uno così, Napalm 51 ha la stessa capacità di elaborazione di Eugenio Scalfari. Il problema è che ora io l'ho nominato e vi tocca. Mentre vado di là a cercare di connettermi, vi lascio ai simpatici commenti di questa settimana. Crozza, una domanda. Perché pure tu non ti dimezzi lo stipendio? Sembra che guadagni abbastanza per vivere, no? E poi, scusa, ma se dico qualcosa di sbagliato, perché non mi rispondi? Non mi rispondi mai. Hai la coscienza sporca, Crozza, quanto guadagni per permetterti degli attici a Milano vicino a Corso Como? Comincia a tagliarti i tuoi ricompensi prima di tagliare quelli degli altri. Crozza, vieni ad abitare nel condominio con 100 immigrati, tutti maschi. Forse a tua moglie farebbe piacere. Crozza, ho letto che hai comprato una casetta da qualche miliardo. Ovviamente per i migranti, o no? No, vistosamente renziano, troppo! La microcriminalità? Crozza, togliti una parte dei soldi e fai beneficenza tu a questi negroidi. Testa di Crozza! Ma le notizie? Prendi solo quelle che vuoi? Anche tu, Crozza, puoi accogliere i migranti. È facile fare il buonista scaricando sempre sullo Stato. Lo Stato siamo noi! Crozza ormai è ripetitivo. Una volta la satira dava anche soluzioni. Crozza invece deride chi è in difficoltà. Con grande professionalità, devo dire. Condividi, condividi e banna, condividi e banna, banna. Buonasera Napalm 51, buonasera, con chi ce l'ha? Caro direttore del Corrierino della Sera di Stamminchietta. No, lasci stare. È facile fare disinformazioni scrivendo che il terremoto è provocato dalle faglie. Ma perché, da cosa sarebbe provocato, scusi? Lei lo conosce Spielberg? Sì. E sicuramente saprà chi è Martin Scorsese, giusto? Certo. Sì. Ma se io le dico John Gambardine... E chi è John Gambardine, scusi? È l'autore di Camper Conspiracy. Camper Conspiracy? Non... Lei non conosce il film sulla lobby dei camper che provocano i terremoti? Ma cosa sta dicendo? Questi signori che vendono i camper si vedono in una radura dell'Appennino con dei mini pimer. E li accendono a manetta. No, ma cosa sta dicendo? Provocano il terremoto, crollano le case e... Ops! Cosa? Ehi, casualmente un camper da vendere. Ma cosa sta dicendo? Ma lei è matto? Questo ci ha raccontato John Gambardine nel suo film. Non ho mai sentito sta Capisci, cosa? Caro mio direttore del Corrierino di sto cazzo? No, stia buono, non scriva. Ma scusi, ma io in rete non ho mai detto niente di simile. Non si è perché mai visto. Perché la lobby degli avvocati della Mini Pimer ha fatto rinchiudere John Gambardine in un manicomio criminale. Ma bene che ha fatto, scusi. E adesso il povero Gambardine passa le giornate a guardare nel vuoto. Vabbè, guardi. Cercando di afferrare le mosche con le dita dei piedi. Mamma, che brutta fine. Mamma! Cosa c'è? Te l'ho presa io la gamba di legno, e allora? Ma no, gliela riporti. Come ti serve? Io con cosa le apro le noci? No, ma ridia la gamba con mamma. Ce l'hanno fatta zittirla, Ma chi? Ma la... Bastardi, l'unica voce libera di questo paese. Ma chi si riferisce? Di chi parla? A Mariana del Grande Fratello. Mariana. L'hanno fatta fuori nonostante io abbia votato per lei. Ah, sì? Ho speso 200 euro di televoto. Ma perché, scusi, lei ha Nei momenti di solitudine, di notte, dopo che hai dimostrato ad Alessandro Gassman che è facile chiamarsi Gassman quando sei figlio di Gassman. Ma che ragionamento è ovvio che... Le scene salienti di Mariana sotto la doccia... Sì? ...sanno regalarti... Vabbè, sì. ...un po' di conforto. No. Sì, abbiamo capito. Abbiamo capito, vabbè, lei guardava Mariana. Guarda questi idioti imbecilli cretini. Con chi ce l'ha adesso? Chi un è? Un tizio che fa provocazioni su internet ha pubblicato un appello di Umberto Eco a favore del sì al referendum. Ma sì, ma infatti... E migliaia di fessi ci sono cascati. Ma infatti è chiaro che è una bufala. Infatti, dai. Umberto Eco è per il no. No, non è questo il problema. Umberto Eco non c'è più.
Crede che non lo sappia? No, scusi. Non c'è più perché Renzi e quelli del SIA hanno messo a tacere una delle poche voci libere di questo paese. Ma no, è morto... Scommetto che tra un po' impediranno a Dario Fo di fare gli spettacoli. Ma certo, ma non è... guardi... Ma la stampa serva non lo dice perché è tutta pagata dal PD, da Renzi, dal SI e da Amadeus. Ma cosa c'entra Amadeus? Poi guardi che la stampa è libera in questo paese. Forse. Ma se è libera solo perché la libertà d'espressione... Io ho fatto lo sciopero della fame. Addirittura? Senza acqua, né cibo. Mamma mia. Il mio stomaco si contorceva dentro di me. E c'è. La fame mi graffiava dentro come una bestia feroce. Oh. Con gli amici che mi supplicavano, Napalm, ti prego, non farlo, mangia qualcosa. Ma certo. E ho resistito. Bravo, quanto? Da pranzo a merenda. Scusi, ma saranno 4 ore, eh? Quasi. Come quasi? Io ho il metabolismo veloce, quindi... Faccio merenda ogni 2 ore. Ho capito, quindi neanche... Però, senti, mamma! Senti che puzza, scenda asata di nuovo al water, fai qualcosa, no? Ma vada lei... Non ce la fai e chiama la zia, dai! Ma vada lei... Tanto lei per venire dall'ospedale con l'ambulanza è un attimo... Ma no... Sì, è in coma, ma è vigile! Ma povera... Te l'ho già detto! Ma pubblica, vada pubblica, da sua pubblica, mamma... Pubblica. Senta, scusi un attimo, ci parliamo ormai da settimane, ma ci vuole dire qual è il suo vero nome? Il mio nome? Sì. Il mio nome? Sì, no, era per fare... Se glielo dicessi, rivelerei l'identità di tutti i compagni coinvolti nella battaglia. Ma di che battaglia parlo? Tritolo 46, Pacco Bomba 98, Bomba Atomica 45 e Pietra Focaia 19. Pietra Focaia? È il vecchio del gruppo. Ah, beh, certo. Giusto, sì. Tutti uniti nella grande lotta. Vabbè. Giorno e notte, senza mollare mai. Però guardi che forse staccare ogni tanto le farebbe bene. Staccare? Sì. Quelli che non staccano. Quelli che non hanno le palle, staccano. Ma non è vero, guardi. I pompieri che devono lavarsi la fuligine dal faccino, staccano. Che faccino, poveri? I neri che fanno 16 ore di lavoro nei campi e non 17 perché sono superstiziosi, staccano. No, ma cosa sta dicendo? Ma non io. No. Ma guardi che... Non io ricordo anche i turni massacranti da pilota di linea. Ah, perché lei è stato pilota di linea? Stavo per... Ah, ecco. Non l'ha fatto. Stavo per fare domanda... Ma il sistema mi ha bloccato. In che senso, scusi? Sa che... quando vuoi stampare il modulo, ma è finita la cartuccia, no? Ma non è il sistema. E mandi tua madre a prenderla. Ma non è il sistema. E a fare il giro della città. E anche fuori città. E perché? Ma non si può comprare perché è la notte di Natale. Magari basta. È tutto chiuso, certo. Ma certo che è chiuso. E il presepe allora? Cosa dove c'è? Si vede che è tutto aperto? Ma cosa dice? Fin da bambini ci condizionano a credere che il fornaio, il pastore, la lavandaia lavorino di notte da Natale. Ma lei è matto. E poi al lato pratico ma niente. Ma è ovvio che è lato pratico, il presepe non è la realtà. E così niente aviazione. Ce l'hanno fatta quei bastardi a mettermi a tacere, 1-0 per loro. Ma i bastardi chi? Comunque, adesso non si avvilisca. Ma senta, invece, uscire un po', magari andare, non so, ad una mostra. Perché mi ha preso? Non lo so. Per una fighetta radical chic. Ma no, era per togliere... Per vedere dei quadri appesi. Vabbè. Farà impressione a chi ha l'attico in centro. E non ha mai messo un chiodo al muro. Ma cosa dice? Oddio, miracolo, come fanno a reggersi? No, ma non si va alle mostre per vedere che reggono i chiodi. Ma non io. Perché... Il caro fottutissimo vecchio Nap. Sì, ma non sia sempre così, eh? Sa cos'è? Cosa? Cos'è quel sussurro? La vera vita. Sa cos'è la vita? Sa cosa sia stare in trincea contro di loro. Ma loro chi? Ma con chi? I vigili. I vigili? Basta che metti la macchina al posto dei disabili e te la portano via. Ma certo, è ovvio. È razzismo verso i normodotati. No, sono sano. Ho tutto. È certo. Vuoi forse farmene una colpa? No, ma se metti devo stare chiuso in casa per questo? Ma no. Ok, ci sto. No, non deve. Non devo avere un lavoro? Ma ok, ci sto. Ma non invece no, guardi. Devo che fare tutto il giorno scrivania, bagno, divano, mensola con le merendine? No. Ok, ci sto. Ma no, deve uscire di lì. Fatto il loro gioco ed è così che li ho fregati. Ma chi? Ma cosa... Neanche più una multa ho preso. E vabbè. E il comune è in ginocchio. No, ma guardi. Mamma! Che... Cosa? Hai preparato l'oro da portare al Monte dei Pegni? No. Come i denti non ti vengono via, tirano! Ma vada lei. Vuoi che questo mese mi stacchino internet? Ma per favore. Andrea Zalone! Tra poco!
autogol di Ferrero. Prima di me la Samp la conoscevano solo tra Recco e Chiavari. Sampdoria, la battuta di Ferrero che fa infuriare i tifosi. La Sampdoria, sabato mattina in udienza dal Papa. Oggi mi dicono, ma che è da Champion questa Sampdoria? Basta, questa è la Sampdoria. È la Sampdoria del cuore, la Sampdoria dell'amore. Se lei vuole fare una cosa, venga. Ti adoro. Ho sofferto talmente tanto e ho sempre pensato in fondo al cuore, ma quando mi chiedevano i pronostici non ho mai detto perché poi Dio esiste, per cui nel fondo del mio cuore sapevo che vincevo. Siate uniti alla squadra, se amate la Sampdoria, uniti si vince, ma l'amore non è criticare, è stargli vicino. Eccolo, eccolo, eccolo qua, guardate, eccolo, alla faccia di chi ce l'ho male, ciao. Eccolo, eccolo. Buonasera. Eccolo. Buonasera presidente Ferrero. Eccolo. Buonasera presidente Ferrero. Sale dietro la schiena. Eccolo. Ma non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Non c'ho la schiena? No, il sale adesso, scusate. Me l'hanno rubata la schiena. No, no, ce l'ha la schiena. Ce l'ha la schiena. Chiamiamo Mimo. Eh? Chiamiamo il commissario Montalbano. Non è Montalbano, semmai, ma non c'è bisogno. Chiamiamo la signora Gialla, chiamiamo Don Baghi. Ma non chiamiamo nessuno, guarda. Basta interrompermi, dai. Ma chi l'ha interrotta? Io non beh, anzi, me la fate dirmela una cosa? Esatto, certo, volentieri. Dai, lasciamola dirmela. La Sampdoria del cuore. La Sampdoria dell'amore, la Sampdoria del tra. Va bene, però dica quello che deve dire. Capolavoro quelli di mamma mia. No, questo non gli aveva mamma mia. Sulla mamma tua. No, era il titolo della canzone. E la mia no, perché sei così egoista? Ma non sto parlando, no, non mi tocchi però. Amore e condivisione anche di mamme. Sì, sì, perfetto. Siamo come sorella e sorella. Ma anche no, non importa. Se lo ricorda quel film con coso? Chi? Biondo, il bambino vescia, stanno i ladri. Chi? Aereo perso la mamma, se ricorda? Capolavoro. Sì, ma è mamma. Ma cosa c'è, Gustavo? Cosa c'è? Oh! Sono pieno di denti in bocca. Ma non è pieno, avrà i suoi denti. Che me li ha messi? Ma no, ma la sua dentatura è normale. Un attimo prima non c'erano. Sì, ma non è... Ammazza sti zingari, ma... come sono bravi. Se non possiamo parlare seriamente un attimo. Allora, lei ha dichiarato che prima della sua presidenza nessuno, no, conosceva la Sampdoria e i tifosi si sono risentiti. Vuole fare un appello adesso ai tifosi? Posso dirci ammiraglio una cosa? Posso dirci? Certo. Guarda la camera. Ma guardi in camera, ecco, guardi in camera. Che bella sta camera. No, è quella la camera, è quella lì. Un po' piccola, però c'è tutto. Ma è quella la camera. È per la bambina? Ma non lasci stare, quella... ti faccio il tappello. No. Cosa sei al nono mese. Non sono al nono mese, dai. Ha scacciato. Ha scacciata, prego. Non sono incinta, la prego. Beh, meglio, te lo dicevo che non rischiavamo niente a fare il sarto della squadra. No, la prego, dai. Infatti, no. Me la sono sbagliata. Dai. Presidente, per favore, sono fatto così? Sì. Accettatemi. Senta, lasci perdere, l'accettiamo così, però se si vuole scusare con i tifosi per aver detto che la squadra era famosa solo tra Recco e Chiavari, perché questa è la frase. Cari tifosi, Sì. No, ma vabbè. A capo, lettera maiuscola, beh, io vi amo, il calcio è amore. Bello. E soprattutto è Chiavari. Vabbè. Sampdoria conosciuta in tutto il mondo, se lo ricorda il mondo, capolavoro, sì, dai. Sì, nel senso che... La canzone Jimmy Fontana, dai, cantiamo così. No. Il mondo conosceva la Sampdoria, tra Lecco e Chiavari, il mondo Ratra. Vabbè, senta, cambiamo argomento. Invece allora domani ci sarà questa udienza, no? Che lei avrà con il Santo Padre. Ma dai, bellissimo, bellissimo. Pace, bene, amore, misericordia, sì. E il Signore sia sempre, sempre sia, l'ho sempre dato, sia. L'ho dato. A chi l'ha dato? No, dai. Beh, dai, se ricorda il proverbio. Ma non urli, il proverbio. Chi lo dà l'aspetti. Sì. Visto che ti trovi a dare, me lo dai un euro? Non ho niente, ma poi non ha bisogno. È per fare un'offerta al Babbo!
prego, non faccia così, mi spaventa, tra l'altro. È un gesto d'amore, no, dai, anche questo è un gesto d'amore, ma no. Verso il Papa. Cosa c'è? Guarda, ah, che è un bello gesto d'amore che c'ha tutti i vestiti bianchi, no, che gli serve, ma no. Questo accarezza i colori, sa, sì, ma far bianco più bianco che tra, però non credo, no, che... maresciallo, no, non mi arresti, è detersivo in polvere, lo ma giuro. Non hai detto, ma non è illegale il detersivo? È per uso personale, sì, vabbè, l'ha chiesto la lavatrice, dai, arresti lei. Sì, non l'arresta nessuno. Tra l'altro ha avuto un bel pensiero, però io, ecco, non credo che il Papa abbia bisogno, no? Non c'è bisogno. No, non credo, un bel pensiero, che ma non... faccio? Compro una pianta per la moglie. No, che dai! Guardi che domani... Beh, dai, una cosa per caso, la signora, le fa piacere! Ma il Papa non ha la moglie, Presidente. Si è lasciato? Ma non si è lasciato, dai, la come prego, Angiolina, può... Angiolina e Brate Pippa! Ma che Pippa? No, dai, no. Beh, facciamo! No. È una preghiera parte con che roba. Possa presto ritrovare l'amore con la maiuscola. Vabbè, ma non ha bisogno. Non manca more maiuscolo. Anche il more, tutto maiuscolo. Inginocchiamoci. Addirittura, vabbè. Oddio. Cosa c'è? C'ho le gambe rigide. Ma no, non mi hanno fregato le ginocchia. Ma no, le ali. Ma compagni, a fare la denuncia ti aspetto fuori. No, guardi, nessuno le ha rubato niente. Senta, parliamo un attimo dell'udienza col Papa domani. La prego. Cosa c'è? Parliamo un attimo dell'udienza col devi Papa. Devi dire Papa. Guardi, non ha più senso. Vogliamo parlare dell'udienza col Papa? Papa resta, no, il Papa. Santo Padre Francesco Bergoglio, Oh, quanti sono? Ma no, è solo lui. No, io c'ho una casa piccola, non posso. No, poi domani devo andare dal Papa. Ma infatti... Lo sai che devo andare dal Papa? Ma sì, è di quello che stiamo parlando. Beh, dai, un grande uomo, sì, tifoso della Samp. No, questo no. San Pietro viene da Samp. No. L'ha chiamato così apposta, io sono molto... Lo sai che mi ha detto che mi fa parlare col Padre Eterno? Ma non credo, non credo. Se lo ricorda il Padre Eterno. Sì, cioè, beh, ovvio. Dio è uno e tra. Sì, lascia stare Dio, però, lasciamolo stare. Beh, Dio. Ma non credi tu? Ma lasci stare Dio. Guarda, non è che esiste. Ma guardi, io l'ho visto, giuro, lì nel, sì, pubblico. No. Tra il bambù e il pinguino. Ma non ci sono. Non c'è. Sta in prima fila, giuro, inquadrato, la regia. Ma non è uno del pubblico, non è regia. Non lo sottostimare solo perché è brutto. Ma bene, comunque, senta. Allora, parliamo un attimo della Samp, eh? Cambiamo argomento, un attimo di Samp, Ma che sei? Ancora mascherato da Halloween? È Halloween e poi non sono mascherato. Sei un vampiro? No, sono così di mio. Te prego, non mi succhiare il sangue, c'ho la glicerina alta. Ma chi se ne frega? Non lascia... Belli i fenicotteri tutti rosa. Ma non ci sono i fenicotteri. Oh, se ne mangiamo. No, non ci sono i fenicotteri, parliamo seriamente. E allora? Un attimo del... Che se mangiamo, ma diventa? Chi? Ti invito a cena di Letta, di Rotta e di Governo. Ma lasci stare di Letta, di Rotta, io non so... No, la prego, non faccia solo un bacio. No. Se non ci facciamo tre amici... Ma non siamo amici. Lasciamolo, baciamolo di Letta, Leo Gullotta. Ma che Gullotta? Non sono neanche di Letta. Non metto neanche la lingua, te lo giuro. Ma ci mancherebbe. Al massimo un po' di piede. Ma no, che schifo. Se arriva schifo, siamo il tuo. No. Uso pure il calzino, sicuro. No, senta, la prego, parliamo di calcio. Riusciamo a parlare di calcio? Un attimo, parliamo di calcio, veramente, perché allora, il bel successo contro l'Inter, no? Il grandissimo Marco Giampaolo. Marco? Giampaolo, no? Ecco. E Paolo? Sì. Oh, no, quanti sono? Ma no, è sempre le sue allenatore. Ma quanti ne pago io? Ma uno, il suo allenatore. Beh, si ricorda cosa diceva il grande Totò? No. E io cago? No. Troppo tardi, ormai è fatta. No, la prego. Andrea Salone! Facciamolo su, aspico che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura. Beh, dai, facciamolo! Popolo delle meraviglie! La puntata finisce qui, c'era anche Toldo e Brachino, ecco perché è venuta male. Sto scherzando, sono due grandi, fate un applauso a Toldo e Brachino. Popolo delle meraviglie!
La puntata finisce qui. E forse anche il mondo, perché dalla prossima settimana potremmo avere Donald Trump presidente degli Stati Uniti con l'accesso ai codici nucleari. Sto scherzando. Comandare il mondo, speriamo ci sia una donna. E lì, coi codici nucleari, siamo tranquilli. Se li tiene nella borsa, tra le chiavi, il portafoglio, le creme, il cellulare, gli occhiali, i fazzolettini, la tessera a punti del supermercato, prima che tiri fuori i codici e ci sarà tutto il tempo per trovare una soluzione diplomatica. Ora vi lascio. Ora vi lascio al Come l'ho fatto, e subito dopo Enrico Mettana con lo speciale Sì o No sul referendum. Ci vediamo venerdì prossimo. Vi voglio bene. Silvano Belfiore Band. I pastori sardi che entrano col pecorino. Gargiulo, tu lo parli in sardo? No, non lo facciamo il fagiano. Non lo facciamo il fagiano. Perché lui dice, ma è salato, sto pecorino è salato. Ma è salato, hai ragione, lo sputo, brava. Bene, c'ho la cipria, possiamo andare. No! È bellissima. Ci vuole la gente che sta sulle punte facilmente, forte, fisicamente. Ecco, così, così. Però una può fare invece sulle punte così? Dia buono. Ok, più proprio una coda, una processione. Dall'inizio, ok, sì. Di nuovo, scusa. Rifacciamola. Scusate, aprite. Rifacciamola una volta, perché loro sono anziane, non riescono a tirare sulla gamba. È salato.